Li avete studiati i calci di punizione? Perché non mi sembra. E questo è il discorso. Abbiamo preso due gol nel giro di 4 minuti da due calci piazzati diversi. Perché io mi devo incazzare tutte le sere ogni volta che perdiamo? Ogni volta che perdiamo io mi devo incazzare come una belva. Ma perché mi devo incazzare sempre con voi? Sempre con gli stessi, però? Perché dico io. Allora, il primo che dice: no, perché questa l'ha persa Allegri, veramente, ragazzi, non lo so, mi butto da un ponte, perché non si può sentire. Questa è una partita che hanno perso i ragazzi che stavano in campo, perché un allenatore, più che metterti in campo, farti passare in vantaggio con Ronaldo, alla fine la Juventus ha giocato bene questa sera. Se voi avete i cali d'attenzione perché vi ammorbano le palle continuare a giocare, sinceramente mi gira il cazzo, ecco, mi gira letteralmente, perché se poi ogni volta che c'è una partita c'è un calo di tensione, il calo di tensione io lo devo imputare a chi sta in campo, perché quante volte c'è stata l'occasione di chiuderla? Tante, tante. Pjanic si è divorato un gol vicino alla porta, Cuadrado si è divorato un gol vicino alla porta, Dybala si è divorato un gol mandandolo sulla traversa. Io mi sono veramente rotto le palle. Cioè, mi sono rotto le palle. Perché comunque non è per la partita. Tanto la Juve agli ottavi si qualifica lo stesso. Ma tu stavi conducendo 1-0 con un super gol di Ronaldo. Stavi cercando di vincere la partita. Non sei riuscito a chiuderla. E di conseguenza hai preso due gol da una squadra che ti è nettamente inferiore. Tutto questo adesso sui social network verrà sfogato. Nei confronti di Allegri, nei confronti di Chedira, nei confronti di Mandzukic, che ormai avete preso di mira, manco fossero gli autori della seconda guerra mondiale, però nessuno dice che ad esempio la difesa ronfava in occasione del secondo gol. Nessuno dice che la barriera in occasione del primo gol piazzata da Szczęsny era imbarazzante, non so perché Szczęsny forse non ci vede. Che cazzo me la piazzi a fa una barriera in quel modo se c'hai tutta la parte destra che puoi vedere che l'immata sai che calcia da sinistra verso destra. Sul secondo gol nemmeno commento l'autogol di Alexandro con la collaborazione di Bonucci, io non voglio nemmeno commentare perché una squadra che difende bene sui calci piazzati la palla vicino al portiere non ce la fa nemmeno arrivare. Lì doveva starci la scelta di tempo giusta da parte di un difensore, andare a staccare con la testa semplicemente prendere quella cazzo di palla e metterla davanti alla porta. Perché lì c'era bisogno solamente di gestirla, ragazzi. Siamo arrivati all'ottantesimo, c'era bisogno solamente di gestirla. Fra l'altro, mi hanno fatto perdere una schedina, nel senso io avevo tutte, le avevo prese tutte e ho perso per la Juve, ma della schedina non me ne frega letteralmente nulla, tanto la schedina si rigioca. Ma perché tu devi perdere con lo United? Ma perché? Ma se queste disattenzioni qui sono le stesse disattenzioni che poi portano ogni volta a perdere finali. È questo, è sta disattenzione qua. Non c'è mai una volta che una squadra giochi 90 minuti concentrata. Mi sono rotto i coglioni, veramente. È una cosa che non si può, non puoi sempre sperare che loro smettano d'attaccare, perché prendi la squadra che è disperata. L'avevo detto anche nel pre-partita, ragazzi, state attenti perché il Manchester United è comunque una squadra che va direttamente a cercare il risultato, ha bisogno di questi 3 punti. Vengono a Torino, fanno una partita di merda, perché il Manchester United ha fatto oggettivamente una partita di merda basata solamente sul pressing, e se ne tornano a casa con 3 punti. Perché? Perché voi vi siete dimenticati come si difende dai calci d'angolo. Ma che cazzo state a fare? Ma che cosa è questo? Che cos'era sta partita qua? Ma dal punto di vista difensivo, ha fatto una partita perfetta dal punto di vista difensivo e gli ultimi 5 minuti vi dimenticate di come si difende dai calci piazzati. Due calci piazzati ci hanno avuto, due gol. Non ho parole.